come diceva poco fa il presidente dell'AMMI locale, in una giornata di festa come oggi non posso non volgere il pensiero a quanto è accaduto alla città di Genova, per il dolore che ha patito, la vicinanza ai loro familiari per le vittime e la solidarietà ai corpi di appartenenza. Chiedo di osservare un minuto di silenzio per il cordoglio che proviamo per queste morti che sono per noi morti del mare. Grazie. Ieri pomeriggio c'è stato il posizionamento della statua della Madonna, c'era tanta gente che assisteva, è stato a parer mio, a parer di molti, un momento di profonda emozione. Sono profondamente commosso per il pensiero che l'amico Umberto Togni abbia voluto regalare a Gigliesi un simbolo della speranza cristiana così essenziale per la vita della nostra isola e che ci ha fatto superare momenti incredibili. Umberto è un assiduo frequentatore dell'isola, soprattutto quando ci sono pochi residenti. È un vero intenditore dell'isola. Probabilmente a lui piacciono i sapori che l'isola emana in certi momenti dell'anno. Non a caso ha scelto la giornata di oggi, una giornata stupendamente primaverile. Erano circa 3 anni che stavamo pensando a questa giornata, ma non trovavamo il momento giusto, un po' per tutta una serie di accadimenti particolari, per commemorare questo evento che prima di tutto l'ANMI, con tanta passione, e i gigliesi, per la profonda devozione, hanno cercato fortemente di realizzare. Questa imponente statua mariana rappresenterà una vera e propria protezione divina ai naviganti e soprattutto alla gente di mare. Ce n'è proprio bisogno. La scultura realizzata in marmo è stata donata, come dicevo Osvaldo Landini poco fa, dallo scultore Umberto Togni alla sezione isolana dei Marinai d'Italia, che ha deciso di condividerla con tutta la comunità gigliese. Un grazie dal profondo del cuore a tutti i nostri Marinai d'Italia. Essi costituiscono una presenza storica per la nostra società, una memoria sacrale dell'importanza della marineria italiana ed una costante, perché non fanno mai mancare la loro presenza nelle occasioni più importanti dell'isola. Detto ciò, oltre al saluto che mi sento di offrire a tutte le autorità presenti, civili e militari, a questa manifestazione, mi preme fare un sentito ringraziamento, un personale ringraziamento, un abbraccio a tutti gli amici dell'ANMI nazionale e ai marinai d'Italia provenienti da tutti i territori dello Stivale. Un grazie per essere qui oggi a celebrare questo momento importante per i gigliesi. E adesso a Umberto, che invito ad avvicinarsi al palco, consegnerà una targa dell'amministrazione comunale per dimostrare l'apprezzamento per il gesto fatto nei nostri confronti. Vi dico solo grazie, tante grazie. A te. E un grazie a Umberto probabilmente non basta. I gigliesi, grande popolo che sa portare rispetto al suo mare, hanno in una storia che ha dell'incredibile e dell'inverosimile
dato il loro meglio di sé. E insieme a loro tante, tante organizzazioni istituzionali e del volontariato che hanno rappresentato i migliori valori italiani, spesso non dimostrati come dovrebbero. Il 13 gennaio scorso è stata una giornata particolarmente intensa per ciò che rappresentava e per il dolore delle famiglie delle vittime. Questo momento di doverosa riconoscenza doveva essere coniugato con una festa e non con un momento di tristezza. Mi accingo a consegnare alcune menzioni speciali. Quindi ecco perché oggi siamo qua, anche se lo faremo in un modo sobrio, come siamo un po' noi caratterialmente, nella consegna appunto delle menzioni speciali a chi si è distinto in modo particolare la notte della tragedia. Per cui adesso chiamerò i soggetti e le organizzazioni, una parte per la verità, non tutte perché sono molte, sono tantissime, per cui li abbiamo divisi questi riconoscimenti nel tempo, perché hanno avuto un ruolo importantissimo in questa vicenda, nel soccorso, al cui gesto l'amministrazione comunale vuol significare con una menzione particolare. Non è un premio, ma è un riconoscimento per l'impegno speso con spirito di abnegazione. Pertanto chiedo di avvicinarsi al palco per la Regione Toscana la dottoressa Maria Sargentini, responsabile della Protezione Civile regionale e oggi presidente dell'Osservatorio per il Monitoraggio. Prego Maria. Al reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno ritira la menzione il comandante del reparto, colonnello Italo Sparvieri. Buongiorno a tutti innanzitutto. Ringrazio lei, signor Sindaco, il comune che lei rappresenta. Ci tenevo in modo particolare a essere presente oggi, visto che non mi è stata data tanto l'opportunità in passato per le note vicende. Volevo estendere un particolare ringraziamento soprattutto a voi, i cittadini dell'Isola del Giglio, per l'accoglienza che avete fatto non soltanto nei confronti dei miei uomini, ma nei confronti di tutto. Qui non è una questione di giubba che indossiamo. È stata splendida l'accoglienza che ci avete dato, ma soprattutto il sorriso che ci avete donato in momenti di particolare concitazione che sicuramente non... Io personalmente, al di là di come militare, come uomo, non dimenticherò mai. Un particolare ringraziamento lo rivolgo anche ai miei uomini, che non mi capita spesso di farlo, ma che con spirito di sacrificio e abnegazione quei giorni hanno dato il massimo. Un particolare ricordo, come hanno fatto i miei illustri predecessori, lo voglio rivolgere alle vittime della Concordia e alle vittime di Genova, perché sono sicuro che da circa un anno, ma in modo particolare da questa sera in poi, tra le varie stelle che formano il firmamento, ci saranno tante persone in più che veglieranno su di noi, sugli uomini di mare e sulle nostre famiglie. Grazie. Menzione speciale alla stazione dei Carabinieri di Isola del Giglio, ritira la menzione il comandante maresciallo Damiano Bellone. Menzione speciale all'ufficio locale marittimo di Isola del Giglio. Quella notte fra i primi ad uscire in mare furono Alessandro Dante e Antonio Egitto, che sono qui presenti con noi, che chiedo di avvicinarsi insieme al loro comandante dell'ufficio, Renato Da Ponte.
Menzione al Corpo Forestale dello Stato, stazione di Isola del Giglio, ritira il comandante locale, dottoressa Francesca Fabrizi. Una menzione tutta di casa alla Polizia Municipale di Isola del Giglio, ritira la menzione il comandante Roberto Galli. Menzione speciale all'azienda ASL 9 di Grosseto. Quella notte erano presenti la guardia medica, la dottoressa Domitilla Ordini, il servizio di assistenza 118 e il medico di base, il dottor Armando Schiaffino. Se presente, il ritira la menzione il dottor Dugin Alexander. È di servizio, non so, eccolo qua. Menzione alla Croce Rossa Italiana, ritira, se non sbaglio, il signor Pazzaglia. Allora, menzione speciale alla VAB, ai volontari della VAB di Isola del Giglio, ritira il volontario locale Michele Guastafiero. Menzione alla Confraternita di Misericordia, ritira il presidente della locale Misericordia, Giuseppe Modesti, qualcuno che gli faccia la foto magari. Ah, solo due parole perché non ne potevo fare a meno. Spero comunque che l'emozione non mi coglie. Intanto per questo particolare ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale tutta. La notte del 13 gennaio 2012 una tragedia inaspettata quanto assurda si è abbattuta su quest'isola. Quella notte la popolazione del Giglio ha subito una violenza che non ha precedenti. Non sto a ricordare ciò che i gigliesi hanno saputo fare in quella lunga ed intensa nottata. Su questo sono state scritte e dette fiumi di parole. Quella notte però, come in un'altra occasione, la Confraternita di Misericordia, come sempre, era in prima fila. Anche se con solo due ambulanze e due operatori, nonostante l'impossibilità di movimento delle ambulanze proprio a causa della marea di persone presenti su un fazzoletto di terra, abbiamo, come sempre, svolto il nostro compito con estrema professionalità.
Quando poi nella tarda mattinata del giorno seguente sembrava essere ritornati alla normalità, scattava invece una seconda emergenza. Infatti, fin dal primo pomeriggio incominciavano a sbarcare sull'isola centinaia e centinaia di persone. Come si sa, in quel periodo invernale l'isola va a letargo. Quasi tutte le attività sono chiuse. Bisognava incominciare da capo. C'era bisogno di un letto per tutti, un pasto per tutti, mancavano le coperte, le derrate alimentari. Sull'isola mancava quasi tutto. Nel frattempo giunge notizia che le misericordie vengono incaricate per gestire questa seconda emergenza. Come governatore dell'isola vengo incaricato per gestire, come detto, questa seconda emergenza. Mi affianco all'amministrazione comunale e soprattutto al comando di polizia municipale. Dal continente ci inviano prima alimenti, il pane, gli affettati, ma non basta. Si capisce subito che è solo un secchio d'acqua in mare, ci vogliono pasti caldi. Apri il ristorante in Paloma, ma non basta. Allora decidiamo così di aprire la cucina della trattoria di mia moglie e con alcune amiche si incomincia a cucinare. Si organizza una grande mensa alle ex scuole elementari. Nel piazzale, al lato della dogana, viene installato e messo a disposizione di tutti un container attrezzato acqua 24 per bevande calde. Si rimette in moto il volontariato gigliese, donne, uomini. Tutti accorrono a dar man forza, dal porto, dal castello, dal campese. Dopo qualche giorno arrivano le misericordie di tutta la Toscana, l'organizzazione diventa concreta. Nel frattempo le persone sull'isola si sono quadruplicate, ma ormai non ci fa paura più nulla. Riusciamo a preparare fino a 700 pasti al giorno. I volontari delle misericordie arrivati sull'isola si sono subito dimostrati all'altezza della situazione. Ci siamo integrati in un attimo. Persone veramente encomiabili. Ognuno di loro, chiamata al dovere del volontariato, non ha esitato neanche un attimo, hanno lasciato a casa persone care, bambini, piccoli, e sono corsi dove in quel momento c'era bisogno della loro presenza. Hanno sfilato il freddo, hanno dormito in tende fredde e senza il minimo comporto, hanno lavorato anche febbricitanti e con il sorriso in bocca ed un sorriso per tutti hanno dimostrato cosa vuol dire solidarietà ed amore per il prossimo. Pertanto, questo riconoscimento lo dedico a tutti i volontari d'Italia ed in special modo ai volontari delle Misericordie d'Italia, il cui ruolo nel tessuto sociale è di primaria importanza. Persone, come detto, encomiabili. Queste persone fanno parte di un mondo che non ha violenza, il cui altruismo ed amore per tutti i bisognosi è lo scopo della loro vita. Allora, menzione speciale per l'equipaggio della Mare Giglio, per l'equipaggio e per l'equipaggio di quella notte, ritira la menzione Gabriele Rum. E adesso la consegna della menzione speciale all'equipaggio della società Toremar. Invito il comandante Loris Rum ad avvicinarsi al palco. Volevo soltanto dire ringraziamento particolare all'amministrazione comunale in nome del sindaco e i Marina d'Italia, l'invito alla società Toremar, e poi volevo ringraziare gli equipaggi dei traghetti che hanno fatto un lavoro encomiabile
hanno lavorato 24 ore su 24 trasportando le 3.000-4.000 persone dall'isola d'Egida a Santo Stefano avanti e indietro per H24. Quindi un encomio, questa targa logicamente è quella della Mare Giglio, diciamo che va a riconoscimento di questi ragazzi che hanno effettuato un lavoro, oltre a tutta la popolazione, logicamente, ci mancherebbe, ma gli equipaggi dei traghetti hanno lavorato e sono marittimi, ricordatevi, marittimi, lavoratori del mare. Grazie. Le due ultime menzioni, non per ultima perché ospitanti, vanno al gruppo ANMI Marina d'Italia di Isola del Giglio, ritira il presidente Osvaldo Landini. Ringrazio il sindaco per questa beneficenza e mi scuso, poc'anzi mi ero dimenticato di ringraziare in particolare la famiglia Avagliano che ci ha regalato la base e Pistoia che mancava l'appello. Infine, come dicevo prima, non ultimi, ma solo per dovere di ospitalità, una menzione speciale va ai dipendenti comunali del comune di Isola del Giglio, ritira la menzione responsabile del demanio Alvaro Andolfi. Grazie a tutti, c'è un ultimo pezzo della banda e poi ci sarà un buffet offerto dai Marina d'Italia poco qui presso a noi. Grazie.